Cari amici del seminario, cari fedeli del Signore, buona domenica. Siamo giunti oggi alla terza domenica del tempo di Quaresima e il Vangelo che la Chiesa ci dona come spunto di meditazione racconta un fatto piuttosto particolare. Racconta Gesù che scaccia la gente dal Tempio. Possiamo intravedere in questo Vangelo un Gesù piuttosto insolito, molto arrabbiato, che addirittura usa violenza per ristabilire dignità ad un luogo importante. Sostanzialmente Gesù si reca al Tempio, arriva lì e incontra una specie di centro commerciale, trova gente presente lì che fa commercio di pecore, di buoi, di colombe, e questo commercio, come tutti lo sappiamo, aveva per obiettivo di aiutare i pellegrini nell'adempiere il sacrificio come era prescritto dalla legge. Ma anche se l'intenzione di questo commercio è buona, Gesù non ne vuole sapere niente. Dice in modo molto forte: portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre un mercato. In questo gesto violento e insolito, Gesù vuole semplicemente ridimensionare la pratica religiosa. Nel Tempio, Gesù si accorge di un modo sbagliato di vivere la fede. Sembra di vedere una fede solo esteriore, una fede per cui sono più importanti le offerte, i rituali, e questi sono più importanti che la conversione del cuore. Di fronte a questo, Gesù non rimane indifferente, scaccia fuori tutta la gente. In questo gesto vuole semplicemente invitarli a una certa conversione, quella del cuore. Gesù vuole richiamare a tutti noi, tramite questo episodio, il vero senso dell'essere credenti. Per Gesù, il vero rapporto con Dio non dipende da fattori esterni, non dipende da sacrifici animali, ma dipende prima di tutto dal cuore, dipende dall'intimità che leghiamo con Dio e dipende dall'amore dei fratelli e delle sorelle. In questo gesto, Gesù ricorda che il Tempio non deve essere un luogo di commercio, un luogo di affari, un luogo di esibizione, ma un luogo di incontro vero con Dio. Con questo gesto forte, Gesù ha voluto purificare il Tempio. Così come allora, anche oggi, Gesù vuole purificare il Tempio delle nostre giornate, il Tempio delle nostre vite. In effetti, la nostra vita è il luogo e lo spazio dove potremo giocarci il nostro essere credente. Insieme alla nostra vita, Gesù vuole purificare anche il nostro cuore, il nostro corpo, tempio dello spirito. Insieme al corpo, Gesù vuole purificare anche il cuore, che è sede della volontà e dell'amore. La storia umana dimostra che molto spesso l'uomo è incline a una religiosità più esteriore che interiore, una religiosità quasi vuota, fine a se stessa. Ecco perché tutti noi abbiamo bisogno che Gesù ci aiuti a tenere lo sguardo sulla vera fede in Dio, quella fede che ci fa uscire da noi, che ci fa uscire dalle nostre comodità e che ci apre a Dio e all'altro. Credo che questo tempo di Quaresima sia il momento propizio, il tempo della grazia, il tempo in cui possiamo permettere che avvenga questa purificazione che Gesù vuole operare nella nostra vita. Così ogni Vangelo, ogni parola di Dio che ascoltiamo e meditiamo diventi quella frusta di cordicelle con cui il Signore Gesù vuole richiamare l'essenziale della nostra vita di fede, della nostra vita cristiana. Buona domenica a tutti voi, buona salita verso Pasqua.